Buonasera a tutti ragazzi. Bentornati sul nostro canale con un nuovo video. Oggi siamo qua, siamo appena tornati da Parigi e questo sarà l'ultimo video della serie appunto di Parigi. In questo video faremo considerazioni finali del viaggio, consigli utili se volete anche voi andare a Parigi. Inoltre vediamo il nostro itinerario completo che abbiamo fatto, che è dettagliatissimo al millesimo di secondo. Dio mio. Andiamo con ordine, iniziamo con le considerazioni finali. Ma prima di iniziare ragazzi, mi raccomando, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, che a noi ci aiutate tantissimo. Per voi è gratis, ma a noi fa una differenza enorme. Grazie e continuiamo. Ragazzi, inizio prima io a fare le mie considerazioni finali e poi andrò a Franci. Parigi, boh, vabbè, bellissima, stupenda. Organizzata molto bene, con i mezzi, con tutto. È una città molto completa, infatti c'è molta arte, cultura, moda, c'è di tutto praticamente. Boh, io bene o male sono d'accordo con quello che ha detto lei. Quindi ragazzi, ricapitolando, Parigi è una città completa, ben collegata con i mezzi. Infatti poi vi spiegheremo anche come spostarvi a Parigi, ma ci sono delle opzioni veramente interessanti. Il cibo, perché bene o male c'è tutto quello che volete. Un altro pregio sono i giardini, i parchi, le aree verdi, che sono tantissime. E ovviamente raga, non dimentichiamo le attrazioni culturali, che comunque sono importanti, tra le più famose in tutto il mondo. Esatto. Un altro pregio che veramente non me l'aspettavo è la sicurezza. Parigi, come l'abbiamo vista noi in questi 6 giorni, sembra una città veramente sicura. Abbiamo anche camminato in zona Moulin Rouge verso mezzanotte, che è comunque una zona meno sicura di altre, e eravamo abbastanza tranquilli. Questi erano i pregi, andiamo ai difetti, che per fortuna non ce ne sono tanti, ma comunque ce ne sono. Primo difetto, il più problematico se vogliamo, i costi. Ragazzi, i costi sono abbastanza alti perché è una delle città europee più costose. E comunque, se volete visitare la città e avete più di 26 anni, alcune attrazioni non sono né gratuite né agevolate, quindi costano molto. E questo però lo vediamo dopo. Un altro problema che potete riscontrare è la folla, soprattutto in metro, ma anche di visitatori in generale. Un altro difetto di Parigi, ma in generale credo un po' di tutta la Francia, è la lingua. A parte nelle attrazioni che devono parlare l'inglese, in diversi locali, come anche McDonald's o anche piccoli ristorantini, negozi, supermercati, fanno difficoltà a parlare l'inglese. Queste erano le considerazioni finali del viaggio e noi ci sentiamo di dare un 10. Detto ciò, passiamo ai consigli utili e cominciamo dai mezzi di trasporto. Appena arrivati a Parigi abbiamo approfittato dell'offerta Weekend Giovani, che permetteva di usufruire dalla zona 1 alla zona 5 e ci è costata solo 10 euro a testa al giorno, per un totale di 20 euro a testa per 2 giorni, che secondo me non è male. Questo pass comunque vale per i giovani fino ai 20 anni. Per i giorni successivi, quindi lunedì, martedì e mercoledì, abbiamo preso un abbonamento di 3 giorni, questa volta zona 1-3, perché non ci serviva andare fino alla zona 5. La metro è divisa in zone, appunto. La zona 1-3 è il centro, se vogliamo, che però comprende tantissime cose, tra cui anche il Sacro Cuore, che è abbastanza lontano. Sì. E mentre la 4 e 5 comprende Versailles e i vari aeroporti. Per l'abbonamento di questi 3 giorni, ovviamente sempre corse illimitate, zona 1-3 abbiamo pagato 30 euro a testa. L'ultimo giorno, giovedì, abbiamo fatto male i calcoli. Abbiamo preso un biglietto giornaliero che zona, non serviva, zona 1-5, che ci permetteva di andare fino in aeroporto. Aveva veramente senso prenderlo giornaliero o potevamo semplicemente prendere il biglietto per andare in aeroporto? Forse conveniva prendere il biglietto per andare in aeroporto. Franci, ma tu sei bravissimo, vero? Questo perché abbiamo pagato 20 euro a testa e invece il biglietto per andare in aeroporto costava 12, quindi risparmiavamo 8 euro a testa, ma vabbè, è andata così. Mi raccomando, voi non fate questo errore, eh. Abbiamo parlato di trasporti a Parigi, ma in qualche maniera bisogna arrivarci a Parigi. Con l'aereo. Io ho prenotato l'aereo 6 mesi prima di partire e questo ha permesso di prendere dei biglietti a basso prezzo. Noi abbiamo speso 80 euro andata e ritorno a testa con bagaglio a mano. Detto ciò, cosa manca? L'hotel. Abbiamo pernottato nell'hotel Avenir Baucigard, nel 15° arrondissement, che è una zona abbastanza sicura, tranquilla. Tornando all'hotel, quanto abbiamo pagato? Abbiamo pagato 170 euro a testa per 5 notti. Non è grandissimo, cioè noi stavamo lì solo per dormire praticamente, perché tutto il giorno stavamo fuori. Comunque, per essere costato così poco, ci stava. Anche pulito, venivano a pulire ogni giorno, quindi non ci siamo lamentati. Molto gentili anche il personale, quindi se volete anche voi pernottare lì, sapete che è un hotel tranquillo, pagate poco. Un altro consiglio riguarda il cibo. Mangiate croissant!
Come abbiamo già detto prima, è parecchio costoso, come un po' tutto a Parigi, però se state attenti riuscite un po' a risparmiare. Noi abbiamo trovato una soluzione che è Too Good To Go. Vi spieghiamo molto in brevemente cos'è questa applicazione, se volete possiamo farci un video a riguardo. L'applicazione permette di acquistare delle specie di mystery box in cui all'interno viene messo tutti gli avanzi della giornata. Questo combatte lo spreco alimentare e aiuta anche a chi ha meno soldi come noi di prendere appunto qualcosa da mangiare a poco prezzo. Infatti anche con soli 5 euro si riesce a mangiare in due un pasto. E abbiamo fatto anche uno short a riguardo, se volete. Oltre a Too Good To Go, per risparmiare potete anche andare nelle boulangerie, che bene o male non costano troppo. Dove ci sono i croissant, poi si possono mangiare le crepe alla Nutella, le mie preferite. Diciamo che per i consigli di cosa mangiare a Parigi, dolce e salato, andatevi a vedere i video, perché sennò qua non riusciamo a mettere tutto dentro, ovviamente. Esatto. Concludiamo con i consigli riguardanti alle prenotazioni. Ovviamente vi consigliamo di prendere tutto, ma tutto online, almeno quello che si può, perché certe cose come il Pantheon, l'Arco di Trionfo e basta, credo solo queste due. Per il resto sono tutte prenotabili online. Mi raccomando, andate sui siti ufficiali, perché sennò vi truffano. Esatto, potreste pagare di più. Anche in questo caso, se non sapete cosa visitare a Parigi, andatevi a vedere il video top 10 cose da vedere a Parigi. Per quanto riguarda i prezzi, una gran parte delle cose sono gratuite sotto i 26 anni o comunque ridotte, quindi mi raccomando, approfittatene. Potete comunque fare i biglietti online e vi verrà fuori Francesco 0 euro biglietto per il Louvre. Ragazzi, adesso passiamo al nostro itinerario dettagliatissimo. Ovviamente non lo leggiamo tutto, perché veramente, ragazzi, è molto dettagliato. Non ci impieghiamo un'ora solo a leggerlo, quindi ve lo lasciamo in descrizione e vi diciamo in generale come organizzare, diciamo, le giornate. Sì, come noi abbiamo organizzato. Sì. Poi voi fate quello che volete. Come, cioè, come noi abbiamo organizzato questi 6 giorni. Inoltre, ragazzi, vi lascio in descrizione anche la mia mappa che ho fatto, in cui ci sono tutte le attrazioni, tutte le cose da vedere, i ristoranti, e così vi fate un'idea su cosa vi può interessare. Iniziamo col nostro itinerario. Boh, raga, già vi dico che il sabato quando siamo arrivati e il giovedì quando siamo partiti li abbiamo sprecati tutto il tempo per stare in aeroporto e comunque per la partenza e il ritorno. Mentre ci siamo concentrati molto più sui giorni centrali, che vanno da domenica a mercoledì, dove appunto domenica siamo stati a Versailles dalle 9 di mattina fino alle 4 e mezza di pomeriggio. Lì dovete stare tutto il giorno, sì, perché sennò è impossibile. Poi vedrete che abbiamo fatto anche qualcos'altro, ma ve lo mettiamo comunque qua sotto in descrizione. Dal lunedì al mercoledì invece abbiamo visto tutte le altre attrazioni, come ad esempio la tomba di Napoleone, il Louvre, l'Opera Garnier, sul Montparnasse, Torre Eiffel, le catacombe. Mi raccomando, andateci. Le catacombe non le abbiamo messe nel video delle top 10. Secondo me ci bannano. E poi la Sainte-Chapelle e molte altre cose. Consiglio, selezionate le aree dove ci sono le attrazioni più vicine, che così riuscite a vederle meglio e con più calma. E qui la mappa che ho fatto potrebbe aiutarvi per organizzare bene le aree. Mi è appena venuto in mente, vi lasciamo in descrizione tutte le attrazioni che abbiamo visto con tutti i prezzi, e se le attrazioni sono gratis sotto gli under 26 ovviamente lo segniamo. Detto ciò, speriamo di non aver tralasciato nulla. Mi raccomando, se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto, che ci aiutate veramente tanto. Se avete altre domande, dubbi o aneddoti, scrivetecelo qui sotto nei commenti, che noi rispondiamo volentieri. E noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao, ciao.